Una serata densa di significati, complessa da capire. A che punto siamo sulla vicenda dei problemi odorigeni e anche sanitari di Borgo Valditaro, dell'area di Borgo Valditaro? Voi che siete degli esperti, che idea vi siete fatti? Dunque, direi che io ho letto con attenzione le analisi fatte dall'Istituto Superiore di Sanità e dal CNR e mi è venuto molto dubbio, non tanto sulle analisi, perché le analisi le hanno fatte e i numeri sono quelli, ma sulla interpretazione del dato, nel senso che la Regione si è affrettata, secondo me, troppo velocemente a dire che non c'erano problemi e che tutto va bene, me dava la signora. In realtà non è così, perché hanno utilizzato un confronto con dei limiti che si chiamano GNEL, che non sono affatto adatti per capire la situazione ambientale. I limiti sono altri e sono presenti anche nella legislazione italiana. Per cui in realtà hanno dato un giudizio di assenza di inquinamento con dei dati che non lo certificano affatto, anzi certificano che i problemi esistono, con degli errori anche grossolani sul riferimento a limiti che sono onestamente sbagliati. Sotto profilo chimico? Le analisi chimiche non si discutono, sono numeri certificati da enti importanti, per cui non discutiamo il numero. Discuto, dissento sull'interpretazione del numero, sia sul confronto che è stato fatto con parametri di verifica di qualità sulla verifica della qualità dell'aria piuttosto che delle emissioni convogliate. Le analisi chimiche hanno individuato moltissime sostanze, alcune delle quali cancerogene, alcune altre irritanti, alcune che possono diventare cancerogene in reazione con le sostanze, con le sostanze presenti nell'aria. Sicché il quadro chimico è un quadro chimico importante. La generale qualità dell'aria, dissento sulla generale qualità dell'aria positiva, perché i confronti che sono stati fatti con le soglie di qualità, a mio avviso, non sono corretti e non rispettano i valori, ad esempio, usati in America. Domanda secca: se foste dei cittadini di Borgo Valditaro, sareste tranquilli? No. Sei tranquillo? Io non sono tranquillo per i cittadini di Borgo Valditaro che hanno centinaia di manifestazioni passeggere e alcune più serie come le ulcere nasali, che possono essere o configurare un quadro di precancro, nel senso che la formaldeide è un noto cancerogeno per il naso.